Beh, sono un vlogger un po' fallito. All'inizio non volevo fare questo video, non volevo riprendere dentro l'acquario, ma è pazzesco. All'inizio sembrava un po' una bambinata, anche dall'ingresso e quant'altro, però tanta roba, cioè avete visto la clip iniziale, cioè appena entrati si cammina sopra gli squali praticamente, ed è soltanto l'ingresso e qua potete vedere tutta l'ambientazione, insomma come viene gestito il tutto. Questi sono i bagni, è proprio l'ingresso dell'acquario, molto molto figo. Ovviamente anche qua è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tour. Poi alla fine di tutto vi dico come ho prenotato il tutto, perché ho fatto un doppio biglietto sia per acquario che per la ruota panoramica da London Eye, risparmiando un bel po' di soldi. Allora, l'acquario è sviluppato su due piani sottoterra, quindi bisogna scendere. Ok, questa è l'uscita. Allora, quello sì, è già parte dell'acquario. Questa è già parte dell'acquario, quindi è tutto vero. Sembrava uno schermo da fuori, ma no, è tutto vero. Ci sono elementi strani che si appiccicano al vetro. Sembrano alghe, ma non lo sono. Io voglio fare la loro vita. Cioè la vasca è gigante, perché in realtà ce n'è un altro che è appena andato via là dietro, quindi non so dove, fin dove arrivano. Sarà morto quello. Ehi, come on. Resta lì, così. Vabbè, mimetizzato. Questo razzo sembra molto amichevole, eh? C'ha gli occhi sotto? No, è quelli sopra. Sì, sopra. Molto belli, veramente assurdi. È stranissimo vedere questi animali così da vicino, in quanto da noi praticamente non esistono. Da questa teca si vede un tunnel, quindi significa che si può camminare praticamente dentro la vasca dei pesci. È una figata, cioè io da quando sono bambino che sogno di poter fare sta roba. Non so nemmeno se mi state a vedere dal riflesso, ma andiamo, no? Carino, già finito e a terra non era tunnel, vabbè, poteva essere sfruttato un pochettino meglio secondo me. Speriamo ce ne sarà un altro più avanti e incrociamo le dita. Ecco i pescioni che aspettavamo. Sono giganti, giganti. Eccolo. Wow.
i cavallucci marini. Questi dovrebbero dormire? Sono molto strani. È incinta questa. Guarda che panzetta conosce che c'ha. Questa è un'altra specie di cavalluccio marino con una grande pancia in via di estinzione. Sinceramente non pensavo esistessero tutte queste specie di cavallucci marini. Pensavo esistesse il cavalluccio marino, uno, basta, finito. In realtà no. All'interno dell'acquario è presente anche l'avventura della foresta, in cui ci sono anche rettili, ragni e quant'altro. Adesso vi faccio vedere qualcosina, va? Queste così a occhio sembrano velenose. Tarantola, che ovviamente dorme. Proverò a farvela vedere. Eccola là dietro, non so quanto vedrete, ma comunque una bella bestia. E poi c'è il pitone verde che sta lì dietro. Eccolo là. Chissà quanto sarà lungo. Così attorcigliato non si capisce nulla. Tartaruga alligatore, non poteva mancare. Vabbè, l'ambientazione di questo posto è assurda. Cambia il pavimento e cambia tutta la zona. Qua si passa ai rettili, quindi anche gli alligatori. Eccoli qua, ce n'è soltanto uno. Sembra di sì. Alligatore e tartarughe. Molto molto bello. Anche questa poi è una zona molto importante dell'acquario, ovvero la vasca dei piranha. Eccoli qua. Cavolo, che sono grossi, eh? Con anche tutto l'allestimento fatto molto 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 bene, davvero molto bello. Ehi, la gattone, sono enormi, il pesce cazzo, mamma mia, immenso. Ragazzi, i pesci sono belli, ma le tartarughe, che spettacolo, è immenso, veramente immenso. Ah, sono due. Carine. Dopo il mare, dopo i rettili, la foresta, ovviamente Polar Adventure. Pinguini? Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Adesso vediamo, eh. Ho un'ambientazione pazzesca. Io resto senza parole quando vedo queste cose. Sono scioccato. Mondo antartico. E sì, pinguini. Eccoli qua. Molto carini, eh. Molto strani, ma molto carini. Ovviamente non possono essere avvicinati. Io forse sì, basta fare di più da quella parte e ci si può avvicinare di più. Ora andiamo. In un'ambientazione fighissima. Meduse. Queste sono meduse? Queste sono effettivamente meduse. Sono minuscole, piccolissime. Sembra acqua sporca, ma in realtà sono meduse. Vedete? Vedete come nuotano? Sono assurde. Ora vi faccio vedere anche tutte le altre. Sono bellissime. Wow, spettacolari.
Brown has vision to create oxygen and even flow of water. Queste sono assurde. Mamma mia. Tutto bello finché le vedi dietro a un vetro, poi te ne capita una davanti, scappi via. Wow. Spettacolari. Questa mattina abbiamo preso i biglietti per l'acquario, siamo entrati nell'acquario, ci hanno chiesto a che ora volevamo andare a fare la London Eye, abbiamo detto alle 4, poi dopo l'acquario abbiamo pranzato, ora sono le 2, quindi con 2 ore di anticipo stiamo comunque salendo, quindi oggettivamente dell'orario non viene fregato praticamente nulla, e meglio così. Non ho registrato nulla sulla ruota perché mi sono veramente goduto lo spettacolo, è stato veramente bellissimo riuscire ad andare a 135 più metri d'altezza ed ammirare tutta Londra dall'alto. La London Eye è sicuramente tra le attrazioni che non potete perdervi se siete in viaggio a Londra, è una di quelle cose che si fanno una volta nella vita, il biglietto è un po' caro ma chi se ne frega, riuscire a vedere Londra dall'alto è veramente uno spettacolo e poi se beccate anche la giornata che abbiamo beccato noi, beh, doppia fortuna veramente, perché in 5 giorni a Londra non abbiamo mai, e dico mai, beccato un attimo di maltempo. Questa è una delle attrazioni che più mi è piaciuta e che ero più curioso di visitare. Il giro sulla London Eye terminato, dura circa mezz'ora, è molto figo vedere Londra dall'alto. Forse il biglietto è un po' costoso, però ci sta. Io ovviamente in descrizione vi lascio il link per fare il doppio biglietto, quello su Get Your Guide. Vi ricordo circa 50 euro e prevede l'ingresso sia all'acquario che alla London Eye. Occhio che la London Eye chiude alle 18 e l'acquario dura 2 ore il giro nell'acquario. Alla London Eye dovete stare lì mezz'ora prima, quindi fate bene i calcoli. Se volete un consiglio, andateci di mattina come abbiamo fatto noi, così non avete problemi. Ciao!